carbone, i valori dello sport? Assolutamente importantissimi per quello che è la crescita dei bambini, quello che è la crescita umana, perché nello sport c'è salute, educazione, rispetto, divertimento, e quindi è giusto che i bambini abbiano questa possibilità. Oggi siamo qui per questo incontro, per dare la possibilità a questi ragazzi, insomma, di avere un campo dove potersi divertire, e lo scopo è quello di dare gioia anche ai bambini. Da quando hai lasciato il calcio, com'è cambiata la tua vita? Allora, la mia vita non è che è cambiata così tanto, perché quando ho iniziato un nuovo percorso come allenatore dei portieri del Milan, allora sono rincontrato ancora in questo mondo, che è un mondo bellissimo. In questo momento mi sono fermo perché mi sto dedicando anche a un corso più specifico per allenatore. Magari più avanti posso anche ritornare a fare allenatore dei portieri qua in Italia, perché il sport è una cosa che è nel sangue, quindi mi piacerebbe ancora continuare. Che cosa ti ha dato lo sport? Ah, il sport mi ha dato tutto, sicuramente. Ho cresciuto in questa vita, prima in Brasile, poi ho avuto l'opportunità di venire in Europa, quindi un crescimento abbastanza grande per la mia carriera. Giocare anche nel Milan è stato veramente una cosa fantastica. Ho avuto l'opportunità di giocare anche in nazionale, quindi il sport per me è tutto. È importante quindi lo svolgimento dell'attività fisica per una sana crescita? Assolutamente sì. Noi siamo nati per muoverci, siamo stati creati per essere in movimento, e soltanto il movimento e quindi l'attività fisica ci permette una sana crescita e un raggiungimento di una buona salute e una forma sana che ci permette di crescere in salute e magari cercando di contrastare i rischi del sovrappeso e dello stare troppo tempo magari davanti a televisione, video e tablet e cose di questo genere, che fondamentalmente sono una forte distrazione per i bambini.